Stasera terminerà la Serie A con la partita tra l'Inter e il Genoa. Una Serie A che ieri ha regalato tantissime emozioni, a partire dal mezzogiorno, dove il nuovo Sassuolo di Ballardini perde 1-0 a Verona. Una partita bellissima, ricca di emozioni. Sullo 0-0 i due portieri hanno fatto la differenza facendo diversi interventi per salvare il risultato. Poi un errore della difesa del Sassuolo ha portato al gol del Verona, che sicuramente con questa vittoria ha inguaiato il Sassuolo portandolo al penultimo posto e si è portata di nuovo in lotta per salvarsi. Bruttissimo purtroppo l'incidente a Berardi, rottura del tallone d'Achille, che purtroppo lo terrà lontano dai campi per parecchi parecchi mesi. Nelle altre sfide per la salvezza, vittoria importantissima del Cagliari-Empoli per 1-0, una sfida soffertissima dove i toscani hanno giocato bene, ma c'è stata la concretezza della squadra sarda che si è portata in vantaggio e ha portato a casa una vittoria fondamentale per la salvezza, inguaiando di nuovo l'Empoli. Invece pareggio tra Frosinone e Lecce, un pareggio che accontenta un po' tutti e due. Però non le toglie dal pericolo di questa classifica. Arriviamo alla partita delle 6, che è quella che più ha dato probabilmente una risposta, una svolta alla stagione di quest'anno del Bologna. Il Bologna va a vincere 2-1 in rimonta a Bergamo contro l'Atalanta, come ha fatto a Roma con la Lazio, con una grandissima consapevolezza. Nel secondo tempo la squadra è entrata in campo con la volontà di sistemare il risultato e di ribaltarlo. La catapulta sola al quarto posto in classifica, tenendo lontano sia Roma e allungando sull'Atalanta e portandosi a 5 punti dal Milan, che è al terzo posto. 51 punti, 51 punti sono tanti per una squadra come Bologna, in cui la società ha fatto un grandissimo progetto, ha preso i giocatori giusti, ha speso pochi soldi e sta lavorando con un grandissimo allenatore. Alla sera, la sorpresa, non ci si aspettava una partita così del Napoli. La Juve è partita molto forte nei primi minuti, però il Napoli ha saputo reagire, ha saputo dare un'importante svolta con queste ripartenze in velocità, dove Kvaratskhelia è tornato di nuovo il Kvaratskhelia dell'anno scorso. Sull'1-0 il Napoli sicuramente meritava, la Juve ha trovato questo grandissimo gol con Chiesa in risposta a un momento dove la Juve ha cercato di alzare il ritmo per poter arrivare al pareggio, ci è arrivata, ma subito dopo all'80esimo gol di Chiesa, all'85esimo rigore netto, in questo caso non si può dire niente né agli arbitri né al VAR, il rigore è nettissimo. Bellissima parata sul rigore di Osimhen di Szczęsny, ma sulla ribattuta Raspadori di esterno collo la mette nel 7 e portano a casa una vittoria che a Napoli è importante non tanto per aver battuto la Juve, quanto per essere rientrata di nuovo in corsa per un posto in Champions League, che quest'anno speriamo siano 5 e non 4.